Il Festival del giornalismo culturale quest'anno non sarà soltanto a Urbino, dove è nato, ma coinvolgerà anche la città di Fano. La terza edizione, che si svolgerà dal 23 al 26 aprile, si muoverà su tre fronti. Farà il punto su come la cultura viene raccontata su ciascun mezzo di comunicazione e quindi carta stampata, web, radio e televisione. Esplorerà le nuove tecnologie della narrazione e analizzerà inoltre i modi più efficaci per fare promozione. Sabato e domenica prossima al Teatro della Fortuna si svolgerà la parte fanese del festival. Ad aprire l'evento alle ore 9.30 del 25 aprile sarà l'intervento del sindaco Massimo Seri. Il 25 aprile sarà anche l'occasione per commemorare la ricorrenza delle liberazioni in un modo originale e intenso, grazie a dibattiti, a proiezioni. E il 26 di aprile invece sarà il modo per ragionare di economia e di cultura. Nello slogan che la professoressa Lella Mazzoli citava più volte anche stamattina, con la cultura si mangia se le cose vengono fatte bene. E decine saranno i giornalisti che presenzeranno a Fano per promuovere appunto la cultura. Dialogo al centro dell'attenzione, quindi un punto focale di questo evento. Noi l'altro anno abbiamo scoperto, perché era il primo anno che facevamo il festival al Teatro Sanzio di Urbino, che se noi scegliamo degli spazi geograficamente aperti in cui è facile interazione fra chi sta sul palco e chi sta sul pubblico, funziona meglio. L'altro anno, dopo un po', il pubblico interveniva. Ci è piaciuta molto come formula, la vorremmo ripetere quest'anno, e i luoghi che sono stati scelti per svolgere gli incontri secondo noi si prestano perfettamente affinché questo dialogo scatti. Uno degli obiettivi del festival poi è quello di utilizzare un linguaggio non banale e che sia comprensibile a tutti. Della cultura bisogna parlarne utilizzando dei linguaggi adeguati, che non vuol dire rendere tutto banale, tutt'altro, ma poter utilizzare un linguaggio comprensibile ma pur mantenendo un contenuto alto. E questa comprensibilità è data dal fatto che persone di alto livello ci parlino di cultura. E proprio perché il linguaggio è importante, noi quest'anno usiamo anche due altri linguaggi, quello del cinema, perché ci sarà una serata dedicata al cinema e cultura, e quello della musica. Tutti i nostri eventi avranno delle citazioni musicali e anche questi andiamo dalla chitarra classica al violoncello o le tastiere. Quindi questo per dire che la cultura è davvero tanta ed è distribuita ovunque, bisogna saperla raccontare, tutti i linguaggi sono utili.